Rieccoci ad un nuovo appuntamento con l'informazione sanitaria per avere delle risposte su alcune patologie, alcune malattie. Ospite in studio oggi è il dottor Gianluca Isaia, medico del San Luigi di Orbassano, si occupa di geriatria. Entriamo subito nel vivo dell'argomento, dottore. Parliamo di demenza senile. Che cosa significa demenza senile? Perché spesso, proprio prima di iniziare la trasmissione, io stessa faccio confusione. L'Alzheimer è demenza senile, il fatto di perdere contatto con la realtà che ci circonda, soprattutto da parte di un anziano, è demenza senile. Che cos'è? Beh, in parte è giusto quello che ha detto. La demenza senile è una condizione patologica caratterizzata da una perdita delle funzioni cerebrali. È una grossa definizione che include al suo interno tutta una serie di sottocategorie di demenze, quali la malattia di Alzheimer, ma anche e soprattutto le demenze di origine vascolare, quelle legate ad esempio ad un evento ischemico come un ictus. Oppure anche altre forme di demenza meno conosciute ma non meno rare, cioè, ma non più rare, pardon, quale ad esempio la demenza a corpi di Lewy. Si tratta questa di una forma dementigena che la letteratura stima essere presente in circa il 25-30% dei pazienti affetti da perdita di memoria, eppure è estremamente sottodiagnosticata, ma è anche una di quelle forme che più dà problemi al paziente e ai familiari perché è più caratterizzata da fenomeni quali le allucinazioni e quindi fa più paura rispetto ad altre patologie. Ma tutte queste malattie, cioè la demenza senile, è qualcosa di ereditario, di familiare, oppure è legata al fatto che è aumentata l'età media? Beh, naturalmente come dice la definizione, è legata all'invecchiamento. Si tratta di una forma che aumenta la propria incidenza man mano che si invecchia. Non è, nel vero senso della parola ereditaria, ma sono ereditarie, i fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza della demenza senile. Le abitudini voluttuarie come il fumo, l'alcol, l'alimentazione, sono cose che si imparano a casa, si imparano sin da giovani, magari emulando i propri genitori, e quindi questa è una forma di ereditarietà diretta, indiretta. Ma vi sono anche alcune patologie di origine vascolare, quali l'ipertensione arteriosa, il diabete, che possono favorire l'insorgenza di una demenza senile e che sono però in parte anche trasmissibili in maniera ereditaria. Quindi non vi è un'ereditarietà diretta di genitore in figlio, ma indiretta sì. Però, ad esempio, se ho un genitore iperteso, diabetico, quindi che magari ha fumato nel corso della sua vita, e questo ha una demenza senile, io come figlia o figlio a seconda, posso anch'io essere un soggetto colpito da demenza senile? Se mantengo gli stessi, gli dice Se se mantiene gli stessi standard di vita qualitativi del proprio genitore, sì, assolutamente sì. È per quello che questi pazienti, i figli di questi pazienti dovrebbero adottare delle precauzioni in più, cioè uno stile di vita migliore in modo tale e un maggior controllo anche di eventuali patologie differenti dalla demenza senile che potrebbero insorgere. Se suo padre ha il diabete, lei sa che potrebbe essere maggiormente a rischio di sviluppare questa patologia e quindi magari potrebbe fare dei controlli più ravvicinati o comunque più precoci. Ho capito. Le demenze senili sono curabili? Sì, nel senso che ci si può prendere cura del paziente affetto da demenza senile, esistono anche delle terapie farmacologiche, ma non si può guarire dalla demenza senile, si può solo ritardarne il peggioramento. Quindi di per sé sono curabili, ma non sono guaribili. Quindi si muore, si porta alla morte, è una malattia che si evolve fino a quando il paziente arriva a spegnersi. È una malattia progressivamente ingravescente che evolve, magari con le terapie farmacologiche e non farmacologiche si tende a rallentare la sua evoluzione, ma l'evoluzione è progressiva, anche se non è proprio corretto dire che si muoia di demenza senile. Si muore perché la demenza senile negli stadi avanzati comporta una serie di
complicanze cliniche e funzionali che poi saranno queste a condurre il paziente alla morte, ma non è un meccanismo diretto di causa-effetto. Un paziente che è affetto da demenza senile, necessariamente può rimanere nella propria casa fino alla morte, oppure arriva a un livello tale che non è più gestibile. Non so, perché lei parlava di allucinazioni, io mi Sì. immagino un paziente che possa avere delle allucinazioni, quindi il coinvolgimento di tutta la famiglia. Tutto dipende dal grado di fragilità del paziente. Quanto più uno è fragile, cioè è suscettibile a quelle che possono essere gli stress della vita, tanto più è a rischio di sviluppare manifestazioni cliniche acute come le allucinazioni e quindi diventa difficilmente gestibile a casa. Però è anche vero che molto spesso un paziente si trova a dover andare in ospedale non per la demenza senile, ma per un'altra patologia, una frattura di femore, una polmonite. Ecco, è stato dimostrato che già solo l'ospedalizzazione in sé, al di là delle condizioni cliniche, è un fattore di rischio per sviluppare una sindrome che prende il nome di delirium, cioè una condizione clinica nella quale il paziente perde in maniera transitoria, quindi per un periodo di tempo limitato, contatto con la realtà, avendo allucinazioni, molto anche molto, molto importanti. Questa situazione determina nella gran parte dei casi l'innesco di una demenza senile, di un deterioramento cognitivo, accelerando, notevolmente l'evoluzione della malattia. Quindi, l'indicazione è quella di, se si può naturalmente, tenere il paziente a casa il più possibile perché a casa ci sono i propri punti di riferimento. Se proprio non si può, chiaramente ci sono le strutture adeguate, però bisogna, essere consapevoli che un trasloco, uno spostamento di ambiente, anche magari da un altro figlio o da casa sua a casa del figlio, può essere peggiorativo nei confronti della demenza. Beh, ma una persona che è affetta da demenza senile è cosciente di quello che gli avviene intorno a lui, quindi? Nelle fasi precoci della malattia, sì, vi è una coscienza, ci si rende conto di iniziare a perdere la memoria, di avere un impaccio nello svolgere alcuni compiti E che. magari c'è anche un forte senso di colpa per alcuni comportamenti che vengono adottati. Assolutamente sì, tant'è che il problema più grosso di questa patologia è che si tende sempre da parte del paziente o dei familiari a nascondere i sintomi. Si tende a sdrammatizzare, magari con una battuta, magari dando la colpa al rumore, alla sordità, al fatto che era disattento, insomma, si tende sempre a dire: ah, vabbè, può capitare perché sono anziano. In realtà questo è proprio l'atteggiamento sbagliato, cioè lasciar correre perché significa non fare una diagnosi, non iniziare una terapia precocemente e quindi avere un'evoluzione più rapida. Ho due domande dei telespettatori. Il primo dice: mio padre era fuori, improvvisamente non si è più reso conto dove si trovasse. L'episodio si è ripetuto solo un'altra volta. Cosa devo fare? Beh, bisognerebbe capire che età ha il padre. Se si tratta solo di due episodi sporadici in un lasso di tempo ampio, potrebbe anche non essere dovuto a una demenza senile e quindi non è il caso di allarmarsi. È chiaro che ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un episodio confusionale come questo, bisognerebbe fare una visita specialistica. Prima ovviamente ci si deve rivolgere al proprio medico curante e poi questi deciderà se è il caso di fare una visita geriatrica perché nel corso delle visite geriatriche, o meglio psicogeriatriche, noi svolgiamo una serie di testistiche, cioè facciamo delle domande validate al paziente e riusciamo a capire se si è trattato di un episodio confusionale transitorio non dovuto a un deficit della memoria oppure se ci sono dei problemi che vanno indagati ulteriormente. Invece un'altra ci scrive: spesso mia madre, molto anziana, ripete più volte la stessa domanda. Può essere una visaglia di demenza senile? Sì, questo assolutamente sì perché non c'è la capacità di fissare la risposta in questo caso. Se la domanda è la stessa e viene ripetuta non due volte, che può essere dovuto anche alla disattenzione, ma tante volte, vuol dire che la risposta non viene recepita.
E quindi in questo caso è sicuramente un deficit dell'attenzione caratterizzato da una perdita della memoria, perciò sì, può essere non, anche non solo un'avvisaglia, potrebbe già essere un deterioramento cognitivo, una demenza senile in stadio iniziale, ma comunque già conclamato. La ringrazio dottore per la sua, come si dice, modo così diretto e così chiaro che arriva a noi. Soprattutto capisco anch'io, quindi secondo me è chiaro anche per i nostri telespettatori. Spero di averla ancora nostro ospite. Ringrazio i nostri telespettatori di averci seguito in questa puntata e li invito ad una prossima puntata della trasmissione In Salute. Se volessero scriverci, potete farlo all'indirizzo email grp@grp.it. Alla prossima puntata, grazie e arrivederci.